sogniamo, ora ti avvicino. Te canto e sono con l'uomo Grazie.
santa. Vogliamo che in terra sempre canta, vogliamo donare vita sempre volta, ma che la morte è più distanta, terra, 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 non si fai, con la vecchia cannibale su. Entrare in questa atmosfera magica che è quella del racconto, dei fattarini. E in tutte le fiabe, le più belle fiabe, c'è sempre il principe, molto bello, c'è stata una certa faccia, c'è la principessa, ci sono gli orchi, ci sono le streghe e c'è la regina. Io questa sera l'ho voluta attore del greco, una regina. La regina del cinema, la regina del teatro, Giuliana De Siro! Grazie.
Buonasera. Buonasera. Grazie, l'ultima volta mi avevi presentato come principessa, adesso sono diventata regina. Grazie, sono salita di grado. Quanta bella gente, quanta bella gente. Buonasera, Torre del Greco. Arriva, io non faccio questo perché... Allora, vi racconto qualche favola. Cioè, adesso, nel 1600 c'era un signore che si chiama Giambattista Basile. Questo signore aveva un hobby, gli piaceva moltissimo andare a passeggiare per le campagne. E che faceva? Si fermava a parlare con i contadini, ma per ore e ore, e si faceva raccontare delle storie. Che tipo di storie? Ogni tipo di storia, dai pettegolezzi di paese, alle piccole leggende, o le grandi leggende epiche, oppure fattarelli cupi, fatti di cronaca nera, fatti anche un po' sconci, fatti romantici, storie d'amore, storie buffe, divertenti, storie cattive. Da tutti questi racconti che il Basile ha raccolto in anni e anni di ricerche, lui ne ha tratto 50 favole, che sono state raccolte in un libro che si chiama Il Pentamerone. Questo libro è stato definito da Benedetto Croce il più affascinante, il più antico, il più prezioso libro di favole che sia mai stato scritto. Ed è così perché molte di queste favole sono l'archetipo, cioè la favola originale, di favole che noi conosciamo, famosissime, favole che noi abbiamo letto sui nostri libri d'infanzia, oppure ci hanno portato a vederli, chi di noi non è andato a vedere quei bellissimi cartoni animati della Walt Disney, dove c'erano dei cartoni bellissimi, solo che molte di queste favole erano molto diverse dalla favola originale, cioè presentavano dei personaggi un po' stereotipati. Per esempio, Cenerentola, chi non la conosce Cenerentola, come ce la immaginiamo tutti quanti? Ce la immaginiamo come una ragazza bellissima, bionda, giovanissima, dai modi gentili, umile, che per tutte queste qualità è odiata dalle due sorelle bruttissime che sono Anastasia e Giovanna. Mamma bella si riscio e dopo